Ciao a tutti, allora oggi giochiamo al piccolo chimico, Allora intanto perché nasce questo video? Questo video nasce perché la settimana scorsa ho partecipato a una gara 3D e ahimè sotto la pioggia torrenziale tutta la gara praticamente pioveva. E so che comunque è una cosa ricorrente, perché presto o tardi il tiro di campagna o anche il tiro alla targa o il 3D, ahimè piove e la gara la facciamo perché siamo appassionati. Ma cosa succede? Abbiamo l'ombrello, siamo vestiti, non è un grosso problema, non c'è nessun problema per quanto riguarda l'abbigliamento. L'unico problema, anche per l'attrezzatura, tutto sommato non c'è nessun problema. L'unico veramente grosso problema è la patelletta e il tab. Questo se si bagna, se la patelletta si bagna, la possiamo tenere in tasca finché vogliamo, ma comunque poi la dobbiamo adoperare sotto la pioggia. Questa se si bagna va a variare lo span dinamico della freccia. Cioè le frecce andranno da un'altra parte, si comporteranno in maniera completamente diversa una volta che la patelletta è bagnata. E che bisogna fare? Tenerla nascosta? Guardate, non c'è nessun trucco per poterla tenere asciutta. L'unico sistema veramente che io adopero da tantissimi anni, e l'ho già detto, però questa volta lo facciamo insieme, così vediamo anche effettivamente come ottenere dei buoni risultati impermeabilizzando la patelletta per sempre. Cioè, questa diventerà impermeabile per sempre e non modificherà più lo span dinamico della freccia per sempre, in qualunque condizione atmosferica, caldo, freddo e soprattutto per quanto riguarda la pioggia. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare a questa patelletta? Guardate, ne ho portate un po' e sono quelle, diciamo, economiche, che veramente non hanno nessuno, ma neanche quelle care, quelle che costano care. Io uso la Tab Amico, mi trovo bene con la patelletta che produce Spigarelli, e mi trovo bene con quella. E che esattamente più o meno come questa, quindi la pelle in doppio strato. L'Amico Spigarelli ha comunque una buona pelle, non straordinaria, ma d'altronde una patelletta da 20 euro non si può pretendere il top, e che comunque io cambio due volte l'anno, una dopo per l'indo, una dopo per l'aula, quelle le do in dotazione alla scuola, e la adopereranno poi gli allievi, le regalo. Ma come dobbiamo fare per impermeabilizzare la patelletta? Ecco qua, dovete comprare il grasso Aquila, il vecchio caro grasso per scarboni Aquila, che è il migliore, non c'è dubbio, ce ne sono tantissimi tipi. Però il grasso per anfibi, per scarponi in pelle, e questo qua, e questa marca qua è la marca Aquila. Che dobbiamo fare? Allora, dobbiamo prendere il nostro grasso e liquefarlo, lo dobbiamo liquefare. Poi abbiamo un pennellino e vedremo come organizzare tutta la situazione. Mettiamo sul tavolo un bel panno, perché sennò nostra moglie poi ci sgrida perché abbiamo sporcato il tavolo della cucina. E prendiamo il nostro grasso. Se avete un pentolino da buttare, un pentolino che adoperate solamente, che non adoperate ovviamente per cucinare, potete dolcemente, molto dolcemente, tenerlo sul fuoco affinché il grasso si, ricordate, il grasso si deve liquefare. Quindi dovete prendere un po' di grasso, io adesso ne prendo un certo quantitativo e lo metto in questa scatoletta. Vedete, ho preso
un certo quantitativo di grasso e l'ho messo nella scatoletta. Questo mi servirà più avanti. E lo chiudo. Cosa dobbiamo fare con questo grasso? Questo grasso lo dobbiamo liquefare. Se, ripeto, se abbiamo un pentolino, piano, mi raccomando, dovete sempre fare attenzione, una cosa che possono fare ovviamente solo gli adulti, o comunque con la supervisione di un adulto, perché comunque se utilizziamo il fuoco, se utilizziamo cose in teoria poco pericolose, ma comunque pericolose, io cosa faccio per sicurezza? Adopero un foam che ho comprato al Lidl, costa pochissimo e mi serve proprio per liquefare il grasso. Questo è un foam per carrozziere che serve, che al massimo arriva sui 150 gradi, perché lo tengo ovviamente molto basso, e mi serve per liquefare il mio grasso. Vedete, si sta già liquefando. Se avete il pentolino, ovviamente dovete adoperarlo cum grano salis, quindi con piano, la fiamma deve essere bassissima, oppure vi comprate un foam che arrivi almeno sui 150 gradi e per poter liquefare con tranquillità sia quello che c'è sul pennello. Vedete che si sta già liquefando. Ovviamente attenzione, perché ha una base, diciamo, di solvente, quindi potrebbe prendere fuoco se usate la fiamma, ma con questo sistema potete essere sicuri che non capiterà assolutamente niente di pericoloso. Vedete che lo è già praticamente liquefatto e posso pucciare proprio il pennello all'interno. Liquefiamo ancora leggermente. Ecco che lo stiamo liquefando, viene proprio assolutamente liquido. Questo è il sistema migliore, dovete utilizzare questo sistema qua, perché è senz'altro il sistema migliore. Una volta che abbiamo liquefatto e praticamente il nostro grasso è completamente liquido, lo passiamo sulla patella, ecco, in questo modo qua, lo passiamo sulla patella in tutti i suoi meandri. Deve proprio penetrare perfettamente, deve proprio, non siate timidi nel dare il grasso e anche negli altri strati. Vedete come penetra all'interno? Non siate timidi, date pure tranquillamente il vostro grasso all'interno. Deve proprio penetrare tantissimo, ok? Da tutte le parti. Deve proprio penetrare assolutamente. Ma proprio senza nessuna economia, vedete? Senza assolutamente nessuna economia, in tutte le sue parti. Ecco che l'abbiamo. A questo punto abbiamo due possibilità. Se è d'inverno, lo lasciate sul termosifone, lo mettete in una busta dei surgelati e lo lasciate sul termosifone, in modo tale che il calore del termosifone, che è intorno ai 40, al massimo 50 gradi, faccia penetrare tutto il grasso all'interno del cuoio. Se è d'estate e avete un bel sole, lo lasciate al sole, se no, sempre con il mio foam, lo faccio sempre piano, lo faccio ancora fondere leggermente, in modo tale che, vedete, si liquefa e penetra ancora molto bene all'interno. Posso ancora, se qualche parte è rimasta scoperta, dare ancora un po' di pennello alla patella, al cuoio della patella,
e poi sempre col mio phone lo faccio penetrare alla perfezione. Ecco che il mio grasso è perfettamente penetrato all'interno e ha reso perfettamente impermeabile la mia patella. Quando andrò in gara non ci sarà nessun problema per qualsiasi condizione meteorologica, non ci sarà più assolutamente nessun problema. La patelletta è impermeabile al 100%. Io d'altronde ho fatto delle prove per quanto riguarda l'impermeabilità, e cioè ho preso la patelletta, l'ho lasciata in un secchio pieno d'acqua tutta la notte. Ho lasciato la patelletta in un secchio d'acqua pieno d'acqua. L'ho tirata fuori dopo 10 ore che è stata immersa nell'acqua, e la patelletta non aveva assorbito neanche una goccia d'acqua, era perfettamente impermeabile. Quindi io vi consiglio questo sistema, lo vediamo anche su questa, diamo una scaldata al pennello in modo tale che sia bello liquido. Io vi consiglio questo sistema, meglio del fuoco, perché il fuoco è sempre pericoloso, e cucciamo bene dentro e vedete come lo facciamo penetrare. Lo facciamo penetrare come se fosse un po' una vernice, no? Come se fosse una vernice da dare, si è liquefatto completamente e lo passiamo senza economia nel suo interno, da una parte, dall'altra, dalla parte interna, bene, facciamolo molto bene, non lasciamo nessuna parte scoperta. Vedete come lo passo sopra e anche nella parte superiore. Ok, a questo punto, se non lo volete lasciare sul termosifone, gli passate il foam ad aria calda e vedete che così saltano fuori anche le zone in cui non ho passato molto bene il grasso, proprio qua dove serve, e con il foam lo faccio penetrare all'interno liquefandosi. Vedete come è penetrato perfettamente all'interno, guardate come penetra, vedete, penetra perfettamente, praticamente si è asciugato penetrando all'interno. Ecco, la patelletta è perfettamente impermeabilizzata. Una notte sul termosifone, oppure a questo punto neanche niente, e la patelletta è perfettamente impermeabile. Questo lo potete chiudere, un piccolo vasetto di vetro, se usate il foam da carrozziere. Questo foam da carrozziere 25 euro pagato, no, 19,90 euro al Lidl, e veramente serve un po' per tutto, anche per le punte, perché la fiamma può arrivare anche a 500 gradi centigradi e nella punta della fiamma addirittura 1000, quindi può veramente far male al carbonio. Invece con il foam nella prima tacca arriva al massimo a 150 gradi, quindi è proprio la temperatura che ci serve per non creare danni di nessun tipo, e tantomeno per fondere il mio grasso per scarboni, che mi è servito per rendere completamente impermeabile le mie patellette. Ora le patellette sono completamente impermeabili e i ragazzi possono utilizzarle anche con la pioggia, senza pericolo che lo spine della freccia faccia variare la sua dinamica, la dinamica dello spine. Ok, grazie di tutto, spero di esservi stato utile, di avervi dato qualche notizia in più, qualche piccolo trucchetto che nel corso della mia carriera arcieristica è saltato fuori, e le patellette ora sono impermeabili. Ricordatevi del libro, ricordatevi della campanella, ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao, ci vediamo alla prossima!